Zanda, capito? Venire in una serata così, sedersi a una pizza con voi è meraviglioso, veramente, mi riempito il cuore, grazie. Diciamo fuori prima che un po' ci sentiamo dei reduci, senza nulla togliere a chi ha visto veramente la guerra, per carità, in senso metaforico, però un po' dei reduci ci sentiamo certi giorni. Perché, come dicevamo oggi, siamo in guerra, questo ce lo siamo detti mille volte, però forse è bene ribadirlo, perché a volte anche qualcuno perde un po' la tangente, no? Si sente, come diceva Paola Taverna, forse un po' troppo senatore. Allora, io sono in Commissione Giustizia, mi chiamo Alberto Airola, sono torinese, per chi non mi conoscesse, ho 43 anni, vado per i 44, e ho una laurea in lettere, ho sempre fatto però un lavoro tecnico, facevo l'operatore di ripresa per la televisione e il cinema. Ho imparato un mestiere qua a Roma anche, da tanti colleghi, perché a Torino siamo un po' ai confini dell'impero, no? Come... E quindi quando sono stato eletto volevo andare in Commissione Cultura, vi ricordate, non so se qualcuno c'era, in Piazza del Popolo per le comunali, parlai proprio dei beni culturali, no? L'Italia è un paese che potrebbe vivere tranquillamente di turismo, di beni culturali, invece che di ilva, invece che di veleni, di fabbriche, di speculatori, eccetera eccetera. E purtroppo non sono riuscito, perché essendo in tanti nel movimento a essere laureati, dottori eccetera eccetera, tanti volevano andare lì, quindi mi sono ritrovato poi a dover scegliere un'altra commissione, e per varie ragioni ho scelto quella della giustizia, che è una commissione bellissima, e mi sentivo un po' a disagio perché ci sono dei grandi personaggi, del ex magistrati, grandi avvocati, e quindi mi sentivo un po' più a disagio. In realtà siamo molto supportati dagli uffici legislativi, dai nostri collaboratori, e poi insomma ho sentito anche altri interventi di altri politici, e quando li ho sentiti ho detto vabbè, se ci stanno loro ci possiamo stare anche noi, tranquillamente. Quello che serve in questa nazione sicuramente, e che lo stiamo toccando giorno per giorno, è sostituire negli apparati, ma soprattutto in Parlamento, delle persone legate, non necessariamente disoneste, ma legate comunque a delle logiche che sono di interessi lobbistici, di poteri forti, eccetera, con delle persone normali nel senso semplici, oneste, con la schiena dritta, che arrivano, perché è molto facile lì perdere la rotta, no? Cioè, noi siamo in un ambiente dove ci coccolano anche, no? Non dico irretiscono perché è troppo, però ci prendono sotto braccio, sono molto amichevoli, non è come quando gli urlavo davanti alla TV, no? Poi li trovi davanti, fanno due sorrisetti, quindi bisogna mantenere le distanze e soprattutto tenere, ripeto, la schiena dritta, perché vedete, chi entra lì dentro potrebbe in un mese o in due mesi piazzare la famiglia, sistemarsi l'azienda se ce l'ha, con grande facilità, perché c'è un incrocio di interessi in quei luoghi, Parlamento, parlo del Senato ma anche della Camera, dove in effetti uno potrebbe farlo. E invece no, invece la nostra forza sta nel fatto che rifiutando qualsiasi accordo di questa natura, ecco, e esposizione alle loro pratiche, no, clientelari, bene, in quel modo uno può andare lì e dirgli tu stai facendo questo. Raccontiamo prima il tavolo, io sono, vi dicevo, in commissione, oltre che giustizia, vigilanza RAI, una commissione bicamerale, e arrivo di lì, stasera avevamo una riunione perché dovevamo concludere il contratto di servizio pubblico, che è il contratto che regola i rapporti tra governo e RAI. Voi sapete che la RAI prende i soldi pubblici per effettuare un servizio di informazione, intrattenimento eccetera eccetera. Sono circa 1,7 miliardi di soldi pubblici, poi prende circa 500-600 milioni della pubblicità, ma in calo, perché fondamentalmente sta facendo una cattiva gestione aziendale, fa dei prodotti che hanno poca attrattiva per la pubblicità, e quindi... visto che potrebbe guadagnare di lì, ma poi basta vedere Don Matteo la 16ª puntata, non ho nulla contro Carenzi, per carità, però sono programmi che ormai la gente è stanca, non li guarda più, infatti le figure generaliste sono in calo, mentre sono in salita quelle Rai 5, Rai 4, quelle specifiche che fanno quelle tematiche, chiamiamole così, no? Vi dicevo che ero in vigilanza RAI, e quando sono arrivato un senatore, non vi dirò il nome perché siamo in streaming, ma vabbè, poi non c'è niente di male, mi ha detto guarda, una TV va al PD, una al PDL e una al Movimento 5 Stelle. E voilà, il gioco è fatto. Questo l'avremmo
potuto fare, cioè arrivavamo lì, siamo stati convocati più volte, cioè, volendo intrattenere un discorso di questo genere anche con la dirigenza, con le altre forze politiche, si poteva fare, ma poi non avremmo più avuto la forza di andare lì e dire voi state facendo questo, voi state facendo quest'altro. Avevamo lottizzato, esattamente come quello che non volevamo fare, cioè vogliamo togliere la politica dalla RAI, non aggiungere altra politica, vogliamo portare la competenza, non aggiungere altra incompetenza, altro clientelismo, altre amicizie, legami di questo genere. E per fare questo è chiaro che la vita è dura, perché voi lo sapete benissimo, chi va ai banchetti eccetera, voi non state facendo niente, il Movimento 5 Stelle è congelato, state alla finestra. Non è così, non è proprio così, anzi è proprio il contrario, però hanno in mano 6 televisioni, hanno in mano svariati giornali e su questi loro hanno basato la loro persistenza in quei palazzi. Se non ci fosse stata questa televisione e questa informazione, questa disinformazione, sarebbero già da tempo andati fuori dalle scatole. Vi ricordate quando il PD se la prendeva con Berlusconi che aveva 3 TV? Di bello, adesso ne hanno 6 con le larghe intese, ne hanno 6 o 7, insomma, poi più svariati, ripeto, telegiornali, internet, giornali. Quindi loro, perché oggi non c'è la strategia della tensione? Perché oggi è tutto tranquillo? Perché sono 20 anni che ci rincretiniscono con questa disinformazione, con i programmi, ci hanno passato dei principi inutili. Io ho 40 anni, mi ricordo quando c'è stato nel 92 Tangentopoli, no? Dire finalmente un po' di moralità che torna in questa società, finalmente magari la politica si rinnoverà, niente, è peggiorato.